Il conto si intitola Violenza di genere, informazione de genere. Il senso di questo titolo è appunto, vabbè, abbastanza autoesplicativo. Comunque è il fatto che la violenza di genere viene raccontata dai media in un modo molto, molto, diciamo, a senso unico, poco basato sulla realtà e sui dati, e molto basato sulla la volontà di spaventare, insomma. È un po' un sistema che abbiamo visto anche con altre tematiche in questi anni, e quindi ci fa piacere trattarlo appunto finalmente con un senso di raziocinio, dati alla mano, e gli ospiti di stasera che vi andrò a presentare a brevissimo ci aiuteranno moltissimo in questo senso. Chiaramente l'idea di fare questo incontro è stata molto spinta dal caso Cecchettin, che non c'è bisogno di ricordare, perché penso, avendovi bombardato per settimane, tutti sappiate più o meno di cosa si tratta. Quello è un caso emblematico di come si presenta il problema in modo falsato. Chiaramente l'attenzione mediatica è servita anche a distogliere da altri temi molto più pressanti, molto più urgenti, con numeri molto più elevati, che ci riguardano molto più da vicino, non a caso i conflitti in Ucraina, il conflitto israelo-palestinese ancora non c'era, però insomma ci sono tante altre tematiche, c'è l'imminente votazione all'OMS per toglierci sovranità sanitaria, identità digitale, tanti altri temi molto più importanti, però invece si parlava solo di quello. Lo scopo ovviamente è sempre quello di controllare la società. Con la paura si controlla molto bene, soprattutto alimentare conflitti sociali tra categorie. Tempo a categoria poteva essere vax, no vax, può essere immigrato, cittadino, può essere ovviamente uomo, donna. Chiaramente è molto potente come propaganda, perché chiaramente distrugge il tessuto sociale, il tessuto familiare. Quindi va a toccare anche quello che poi saranno le generazioni future in modo veramente, veramente grave. E quindi bisogna cercare di fare invece un'informazione seria su questo tema. Poi ovviamente serve spesso questo tipo di propaganda anche per sfruttare, per creare dei varchi dove poi si infila il legislatore, e spesso oltre a fare una legge legata al tema, anche magari precisamente ma tangenzialmente, poi ci infilano sempre cose anche in parte scollegate all'italiana, insomma classico decreto che poi alla fine ci viene inserito cose che non c'entrano nulla, ma intanto comunque è passato. Quindi insomma questo caso è stato abbastanza emblematico, ma partiamo da qui, però estenderemo molto il discorso perché vado appunto a presentarvi i nostri ospiti. Tanto parto da Valentina Ferranti, perché siamo cavalieri, giustamente. Non è più di moda. Valentina Ferranti vive a Roma, antropologa di formazione, scrive su molte riviste, tra l'altro di controinformazione, quella che si chiama comunemente controinformazione per intendersi, ma ha scritto molto su temi del simbolismo, della mitologia, delle culture antiche, poi ha pubblicato per esempio un saggio su Roma, prima Roma, anzi anche un altro se non sbaglio, sempre sullo stesso argomento, che è su origini dell'impero romano, però è anche saggista, ha pubblicato un romanzo di fantascienza che è Ritorno ad Amtara. E, mentre Davide Stasi, genovese, ha laureato in scienze politiche, ha pubblicato il libro Violenza sulle donne e le antistatistiche, che già vi racconta un po' tutto il titolo, e è autore poi di molti articoli per lafionda.com proprio sul tema della violenza di genere e non solo. Quindi farei intanto un applauso ai nostri ospiti. L'incontro è strutturato così, sarà appunto una sorta di conversazione di dialogo, quindi non una conferenza in senso stretto, ci sarà molto spazio dopo una prima presentazione da parte di entrambi gli ospiti per le domande del pubblico, quindi insomma ragionate, pensate delle domande intelligenti da fare e ci avrete molto spazio per avere le risposte. Poi ovviamente chi vuole restare dopo potrà restare, insomma, bere qualcosa e niente. A questo punto lascerei la parola a Valentina.
Grazie Gabriele, grazie a tutti, spero si senta, io con tutto ciò che è elettronico, che è tecnologia, ho dei gravi problemi, ho dei seri problemi. Allora, quando Gabriele ci ha invitati per parlare di questo argomento, che in realtà è un argomento non affatto laterale, ma secondo me centrale nella nostra contemporaneità o postmodernità, che dir si voglia, ho pensato da cosa partiamo? Nel senso che è come parlare di gender, parlare di maschile e femminile, è come camminare su pezzi di vetro. Perché dico questo? Perché c'è un pericolo di giudizio, c'è un pericolo di buonismo, che è quello che in qualche modo ci impone il sistema mainstream, il sistema, i mass media, no? L'abbiamo visto, prima Gabriele accennava a un atroce fatto di cronaca e alla strumentalizzazione di questo fatto di cronaca. Osservando da un punto di vista antropologico quello che è successo, io non ho il televisore, però abbiamo tanti modi per guardare quello che succede all'interno di quello che un tempo era il tubo catodico, no? Ho guardato come i giornalisti soprattutto e tutti i filmati che sono stati, tutto quello che è successo attorno a questo caso voleva poi significare proprio da un punto di vista antropologico, e mi sono accorta che c'è una modalità, che poi è una modalità che si è ripetuta soprattutto negli ultimi 4 anni rispetto a chi osserva. E guardate che chi osserva è passivo, vive le vite degli altri e le notizie degli altri senza più avere un minimo di senso critico. Allora, quello che ho osservato è lo slogan, lo spot. Questo tipo di comunicazione deve prendere alla pancia e non arriva al cervello, perché non c'è una mediazione, un ragionamento rispetto a quello che sta succedendo. E purtroppo molti fatti di cronaca che hanno a che fare, camminiamo sempre sui pezzi di vetro, con la violenza sul femminile, sono strumentalizzati per iniziare a gridare a cosa? Alla lotta contro il patriarcato. Ora, da un punto di vista squisitamente antropologico, parlare di patriarcato o matriarcato è un falso storico, per un motivo principale, perché non si può fare un discorso generalizzato quando si parla di cultura. Bisogna andare a vedere il contesto, il singolo contesto, e guardate che sono pochissimi i casi in cui possiamo identificare con dei termini che sono dei termini che da dove vengono? Dalla nostra modalità di pensiero. Quindi, quando noi parliamo di matriarcato e patriarcato, pecchiamo di etnocentrismo, o peggio ancora, di americanocentrismo. Perché poi è da lì che si crea tutta una sorta di struttura che a noi ci impone delle regole e dei diktat. Quindi, matriarcato, patriarcato, punto interrogativo, ci sono dei piccoli casi in cui ci sono degli agglomerati di donne, sia nell'antichità sia adesso, ma non sono funzionali a una differenziazione e soprattutto non sono funzionali a quello che ci vogliono inoculare, uso proprio questo termine apposta, e quello che ci vogliono inoculare è il diviti et impera tra uomo e donna. Tant'è che io sono felicissima di stare qui con Davide, proprio perché serve una voce femminile critica e una voce maschile altrettanto critica. Quindi questo diviti et impera, che lo fanno ovunque ormai, perché devono creare delle opposte fazioni, lo vediamo con la guerra che tu prima citavi Gabriele, con quello che sta succedendo purtroppo, soprattutto su due fronti di guerra che ci vedono in qualche modo coinvolti e ci portano anche ad una responsabilità che dovremmo avere rispetto a quello che accade. Quindi questa divisione tra uomo e donna è funzionale a cosa? A un impoverimento dell'essere umano, in quanto la coordinazione, la cooperazione tra maschile e femminile è adesso ancora più fondamentale di quanto lo poteva essere anni fa. Quindi questo diviti et impera come opera? Opera attraverso la creazione di un fantoccio. Questo fantoccio lo chiamiamo proprio il patriarcato, per cui il femminile si sente in qualche modo perennemente vittima dei cosiddetti, tra virgolette, soprusi del maschile.
Anche questo è un falso, lo vedremo meglio con Davide. Dati alla mano, perché c'è anche la questione dei dati. Negli ultimi 4 anni ci siamo accorti come la verità o comunque il dato alla mano non veniva comunque preso in considerazione. È come se sull'umanità fosse caduto un velo che non permette di guardare oltre. È come se il piano su cui l'umanità si basa per avere le informazioni, per analizzare il mondo reale, quello che accade, è un piano orizzontale, che non prevede un'analisi dei fatti. Cioè noi guardiamo le cose solamente nel momento presente, come un pugno allo stomaco. Ecco che ci arriva la notizia del femminicidio, ecco che ci arriva la notizia della donna che è stata abusata, eccetera, eccetera. Dobbiamo guardare quello che c'è dietro, non al fatto di cronaca, ma a quello che stanno creando ad arte, per dividere. Il concetto, tra l'altro, del maschile e del femminile, poi do la parola a Davide, è un concetto antropologicamente molto ben definito. In tutte le culture umane ci sono addirittura dei rituali di passaggio che devono sottolineare non solo il dato biologico alla nascita, ma devono risottolineare un'appartenenza di genere maschile e femminile. Dopo vi farò anche degli esempi proprio per quanto riguarda la questione di questo ulteriore passaggio. Ci deve essere sempre un marcare il maschile e il femminile, perché questa differenziazione è funzionale ad una unione e porta avanti e struttura la società stessa. Ricordiamoci l'attacco alla famiglia. L'attacco alla famiglia è l'attacco al maschile e al femminile. Ricordiamoci l'attacco alla madre, quello sì che è un attacco. Qui non si parla di femminicidio, qui si parla di donne che vivono la maternità come un punto interrogativo tra l'aspetto carrieristico e la non possibilità di fare un figlio nei tempi corretti, perché non può. E le femministe, io le chiamo le neofemministe in maniera un po' così critica, esatto, le neofemministe non muovono un passo per supportare le madri che desiderano una maternità decorosa. È quello il vero crimine verso il femminile. Perché? Perché il femminile che cosa ha come aspetto fondamentale? Poi ci ritorniamo sopra, l'eternità, cioè la donna è il collegamento con l'eternità, con qualcosa che deve continuare, deve perpetuare, ma questa cosa lo può fare con un maschile che le sta accanto in una certa forma, in una certa maniera. E per dire quanto questi due aspetti sono fondamentali, vi dico un termine dal sanscrito, che per me è la lingua madre, viria. Viria è l'uomo solarizzato. L'uomo, diciamo cavaliere, no, una forzatura, però in realtà c'è questo aspetto. L'uomo che protegge, ma protegge non perché c'è un'inferiorità del femminile, perché quello è un compito alto, perché protegge l'eternità che la donna porta in grembo. Questo termine viria, la radice qual è? Vir, che vi ricorda vir? Virgo. Virgo. Vergine, ok, Virgo, quindi è la donna che riesce ad assumere un ruolo. Verginità non è il termine che pensiamo noi, è un falso anche quello etimologico, una falsa interpretazione etimologica. Ma Virgo è la donna fatta, la donna che riesce a stare accanto all'uomo, come il viria è l'uomo che riesce a stare accanto alla donna. Ho fatto un piccolo preambolo, passo la parola a Davide. Grazie, preambolo assolutamente, do un po' indietro, okay. Che inquadra assolutamente in modo completo, ancora un po' più indietro, se no fischio. Ok, inquadra molto bene quello che ha il continua a fischiare. Non è il PC che disturba. No, no, è il suono che rientra nel microfono. Ok, dicevo, inquadra in modo molto profondo, perché va alle radici di quella che è la natura, la storia umana, i motivi che stanno dietro a quello che noi ascoltiamo ogni giorno sui media,
sui media mainstream, quindi la televisione, i giornali, o sui social network e su internet, che sono oggi poi i canali più importanti di comunicazione e di diffusione delle notizie. Non approfondisco molto perché Valentina ha sviscerato veramente la questione legata ai ruoli. Preferisco andare a portarvi qualche esempio, a dare una lettura che è un po' tipica mia, quindi politica e statistica, diciamo statistico-sociologica, collegandomi al discorso del patriarcato. Ora, con una visione molto concreta, molto pratica, mi scuso, diciamo per questo, meno, come dire, meno approfondita culturalmente, ma molto pratica, il patriarcato nella lettura delle neofemministe, così come le chiama Valentina, e ci sono altri nomi che si potrebbero dare, più generalmente un movimento... No, anzi, le nobilito, le sto per nobilitare, fanno parte di un movimento modernista neomarxista, in realtà, adesso vi spiego perché. Questo patriarcato consisterebbe in un sistema dove gli uomini sono organizzati, sono d'accordo esplicitamente o implicitamente per opprimere le donne, per impedire loro di raggiungere una serie di obiettivi. Ora, in linea teorica, in linea anzi pratica e logica, se fosse davvero così, il 95% dei senza casa, degli homeless, chiamiamoli così, non sarebbe uomo. Se il sistema fosse favorevole agli uomini, il 95% degli homeless sarebbe donna. Idem per i carcerati, le carceri scoppiano gli uomini. Idem per i suicidi, la stragrande maggioranza dei suicidi è da parte degli uomini. Idem per i morti sul lavoro, 1300 ogni anno e sono in gran parte uomini. Quindi questo patriarcato, se c'è, funziona parecchio male, se andiamo a vedere, perché ci sono ampie fasce di disagio sociale che ricadono sugli uomini. Così come ci sono, non sto dicendo ovviamente che le donne vivono in modo privilegiato, ci sono degli aspetti su cui per lungo tempo hanno avuto qualcosa in più rispetto agli uomini. Pensiamo al pensionamento, per esempio, più altre cose che magari andremo a vedere dopo. Di fatto, se andiamo a vedere nel concreto, questo patriarcato io non lo vedo. Io ogni volta che vedo un agricoltore che muore schiacciato dal suo mezzo, un operaio che cade e muore, quando vedo i numeri dei morti, li ha citati indirettamente Valentina, in Ucraina o Striscia di Gaza, è diverso purtroppo perché tutta la popolazione civile è coinvolta, però se penso alla guerra, diciamo, tra eserciti, quelli che restano sul terreno sono uomini. Alla fine sto patriarcato mi sembra piuttosto fragile, insomma, se c'è davvero, come dicono le femministe, funziona male, dovremmo rivederlo un pochino. Al di là di quello, il tipo di studio che ho portato avanti, che porto avanti da 7 anni ormai, prende volutamente una visuale maschile. Okay? Ho cercato di capire nel corso degli anni qual è il trattamento che riceve l'uomo e che quindi si inserisce in quel tipo di lettura che ha dato Valentina, quella lettura di depotenziamento, con che mezzi viene portato avanti. Gabriele citava il caso Cecchettin e direi che quello, da 7 anni che mi occupo di questa cosa, è la prima volta che vedo un battage così insistito, così estremo. Addirittura si è chiesto, si è imposto agli uomini di scusarsi tutti colpevoli in quanto uomini. Non avevo mai visto una campagna così pressante. Simile al modo di fare del nazismo. C'è qualcosa di totalitario in questo, assolutamente. Totalitario lo dico in generale, non voglio dire comunista, fascista, nazista, è totalitario. Poi magari lo approfondiamo questo aspetto, perché appunto li ho chiamati neomarxisti questi movimenti, tra cui il femminismo di oggi, proprio perché nella logica stessa del denunciare l'esistenza di un patriarcato replica, volgarizzandola nel modo più indegno, la teoria di base di Marx, oppressi e oppressori. La prende, la volgarizza, la strumentalizza. Quindi gli oppressori ovviamente sono gli uomini, gli oppressi, le oppresse, anzi in questo caso sono le donne, ma è una semplificazione tipica del neomarxismo attuale
che in realtà denatura, snatura quello che è il grande, la grande lettura, la rivoluzionaria lettura del filosofo tedesco. Però al di là di quello, dicevo di Cechettin e di tutto quello che è successo dopo, questa colpevolizzazione per l'atto di un criminale, e che è criminale non ci piove, che abbia commesso un atto orribile non ci piove e non lo può negare nessuno e nessuno lo può giustificare. Personalmente giustifico la violenza solo in caso di autodifesa, per difendere la propria vita. È l'unico caso in cui io personalmente la metto. Tutto il resto va condannato senza nessun tipo di scuse o di giustificazioni. Lì c'è stato un battage mai visto. Le ragioni profonde, secondo me, sono essenzialmente due. Uno è di tipo politico, di nuovo, do questa mia lettura. La lotta al patriarcato, per una certa parte politica attualmente in Italia, che non è al potere, simboleggia un attaccare un qualcosa che invece è proprio dell'altra parte politica. Cioè, favorire il patriarcato, vedere l'uomo forte, vedere l'uomo dominatore, secondo un certo progressismo, è tipico della destra, che attualmente è al potere in Italia. Quindi hanno preso questa occasione per sottolineare in modo così forte, era un attacco politico sostanzialmente alla maggioranza di governo, non era altro, era una strumentalizzazione di un singolo fatto tragicissimo di cronaca per andare contro a quello che è il governo, la maggioranza, il Parlamento. No? Tra l'altro, scusa se ti interrompo, una cosa simile è successa da poco, che è un altro argomento, però è stato un po' il discorso del pestaggio dei ragazzi a Pisa, che è stato sicuramente un atto gravissimo, forse l'ordine ma poi è stato prontamente utilizzato per fare un attacco al governo, per il quale, tra parentesi, qua non abbiamo nessuna simpatia, quindi non è una questione, però sì, è una modalità che viene usata in tanti campi, sì. Il progressismo italiano non riesce ancora oggi a ingoiare il fatto di aver perso le elezioni, di aver perso il contatto con il potere, perché l'ha perso veramente alle ultime elezioni. Non sto dicendo che c'è da essere felice o no, io non mi schiero da questo punto di vista, cerco di osservare in modo oggettivo. Quello che vedo oggettivamente è che non ce la fanno a buttarla giù e colgono ogni occasione, appunto come ha detto Gabriele adesso, questo pestaggio, il caso Cechettin, e continueranno a farlo per indicare, per dare delle colpe, ok? Quindi La Russa, che ha questo modo un po' così, no? Lui è un patriarcale, lui è uno che sta per gli uomini forti, no? E quindi viene usato così. C'è poi un secondo aspetto su cui non molti sono d'accordo con me, devo dire la verità. Credo che questa ossessività con cui hanno strumentalizzato il caso Cechettin derivi dal fatto che questo movimento, chiamiamolo appunto neofemminista tanto per capirci, sta perdendo il controllo. E lo sta perdendo il controllo della narrazione, intendo, e lo sta perdendo anche grazie a una contronarrazione che ormai da anni viene fatta, un debunking, come dicono quelli fighi, cioè un lavoro di analisi e di andare a scoprire le loro carte per vedere se sono fondate o no. Il femminicidio è uno di quelli. Io vi invito, anche per non farla lunga, io voglio più che fare un lungo discorso qua, fare una conversazione interessante con Valentina e provocarvi per sentire poi le vostre domande, qual è il vostro vissuto, credo che sia molto più interessante. Vi invito semplicemente, quando avete tempo, di visitare lafionda.com, c'è un collegamento, si chiama Osservatorio Statistico, e lì c'è una sezione dedicata ai femminicidi. Mi piacerebbe fare una prova, stimolarvi da subito. Quanti sono i femminicidi in un anno, secondo voi? Qualcuno dica la cifra. 140. Quanto? Lo scorso sono stati 140. 140. Qualcun altro? Una quarantina. Una quarantina. Quelli ufficiali sono una quarantina. Poi qualcun altro? 200, dai, speriamo una cifra. Vabbè. Come non è? Allora, ci sta la battuta, stiamo parlando di persone morte, ricordiamocelo. No. Sì, no, assolutamente ci sta, ma ci sta perché? Provo a farvi vedere perché. Il discorso numerico serve proprio
a ragionarne in modo sano, perché chiaramente se una cosa colpisce un 10% della popolazione, tu ragionalmente quando esci di casa puoi avere paura, colpisce l'1%, comunque quando i numeri diventano 0,00 cambia anche, perché è giusto avere timore di certe cose che sono concrete, di quelle che non sono concrete non è giusto avere timore, prendi in considerazione, ne parli, sono comunque qualunque vita chiaramente è preziosa, anche fossero 10, una, però non, questo non significa che tu costruisci le politiche sulla base di, cioè si fanno sulla base di quanto il fenomeno è diffuso, se è poco diffuso te ne occupi in un certo modo e ci sono altri fenomeni più diffusi in cui dovrai dare più risorse anche economiche per contrastarli, perché sono più impellenti semplicemente. Sì, il ragionamento di Gabriele è fondamentale, i fenomeni si possono affrontare in un modo, come citava Valentina, con la pancia o con la testa, non che una sia meglio dell'altra, sono due modi alternativi. Con la pancia io sento la notizia, mi indigno, mi arrabbio e va bene, è giusto, è naturale, è umano che sia così. Però con la testa devo andare a vedere quali sono le carte. Allora, voi avete dato dei numeri, io qua ve ne faccio vedere un po', sono tratti da vari anni. Qua parla di 105, uno ogni 72, 125, qua 76, 66, eccetera, eccetera. Poi vabbè, c'è questo che è meraviglioso, per dire che a cosa arrivano i media. Allora, io non ve lo dico, io vi posso dire qual è la cifra, ma se mai ne parliamo dopo, non voglio prendere troppo tempo. Non sono 140, questo sicuramente. Non sono più di 100 i femminicidi. E la domanda che vi lascio, e prima di dare di nuovo la parola a Valentina, è: che cos'è un femminicidio? Me lo sapete definire? Datemi la definizione di femminicidio e poi ne riparliamo dopo. Farò fare almeno un paio di... Prego. Chi si lancia nella definizione del femminicidio? Per me non lo so se sbaglio, ma secondo me è un omicidio, poi non farei questa distinzione. No, vabbè, ma come viene definito? Va bene, allora normalmente viene definito in base a, appunto, a motivi di gelosia, di questi di solito, no? Sono omicidio, com'era? Prima era, come si diceva? Omicidio d'onore, una cosa, delitto d'onore, passionale. Però ecco, io non lo definirei come, perché poi avvengono anche da parte delle donne verso gli uomini, quindi verso i bambini, insomma, quindi sembra un po' generalizzato. Se permette rimandiamo questa domanda dopo, volevo fare una domanda io a Valentina. Sempre rispetto a questo discorso dei omicidi o femminicidi. Spesso quando si discute con le femministe, loro ti dicono: sono più le donne uccise dagli uomini che gli uomini uccisi dalle donne. Usualmente io rispondo: bella scoperta. Dico una sciocchezza se dico che gli uomini, per loro natura, storicamente, per loro biologia, sono e saranno sempre, purtroppo, quelli che uccideranno di più, quelli che utilizzeranno la forza, che è quello che li caratterizza in termini naturali, in termini antropologici. Noi adesso la tecnologia teoricamente permette a chiunque di andare in guerra, ma tant'è, continuano ad andare gli uomini perché hanno antropologicamente un istinto maggiore all'aggressività che non una donna. Sto dicendo una eresia o è qualcosa che ha un fondamento? Allora, è qualcosa di antropologicamente certo questo, nel senso che se noi guardiamo anche tutte le piccole strutture, quindi clan, le tribù, vediamo come anticamente, ma anche ora, quindi nelle società, diciamo, a tradizione orale, tra virgolette, definibili impropriamente come semplici, perché poi in realtà sono molto più sapienti della nostra tradizione, che è affetta da un progresso irreversibile e pericolosissimo. Vediamo come c'è sempre la donna, o comunque colei che custodisce i figli, che resta in un luogo protetto, che è la casa, la capanna, eccetera, eccetera, e si occupa di quegli aspetti inerenti al femminile, per
natura biologica, ma anche per natura socio-antropologica. È una definizione netta questa. In guerra a cacciare vanno gli uomini, tranne alcune eccezioni che possiamo riscontrare nella mitologia, le amazzoni, le donne di Lemno, andatevelo a vedere, sono dei miti molto interessanti. Però in realtà quello che dice Davide è proprio così, c'è una superiorità di forza che appartiene al femminile, ma la donna ha una superiorità che io definisco magica. Nel senso che la donna ha una caratteristica ammaliante o comunque ha un'altra caratteristica di forza che non è quella fisica, ma viene utilizzata dal femminile in maniera magistrale. E questo ogni uomo può appurarlo. Possiamo chiamarlo seduzione? Possiamo chiamarlo una forma di seduzione che, se è naturale, va anche bene, ma se viene utilizzata con dei fini ben precisi, quindi come dire, la decido a tavolino quella forma di seduzione, allora c'è qualcosa anche lì di finemente violento. Facciamo un esempio, andiamo proprio al mondo del mito, che è un mondo che a me piace particolarmente, anche per fare un esempio. L'Odissea, Omero, la più bella storia mai stata scritta, e accetto critiche, poi controbatto su questa cosa. Quali sono le protagoniste dell'Odissea? Chi sono coloro che, seducendo e attraendo a sé, fermano e acchiappano, proprio per usare un termine popolare, l'eroe Ulisse? Sono tutte donne. Donne che cantano, le sirene, donne che tessono una tela, ma è la tela del destino dell'uomo. Quindi, come parliamo di dee e di ninfe, dobbiamo parlare della donna, perché la cosa è simbolicamente collegata. L'eroe viene trattenuto 7 anni in un'isola, Ogigia, dalla ninfa Calipso, che lo stordirà con l'amore erotico, cercando di fargli dimenticare la donna, la sua donna, e la patria, la terra dei padri, Itaca, e la sua sposa Penelope. Circe farà la stessa cosa, lo ammalierà e lo attirerà a sé, ed in questo però c'è una doppia storia. Se noi andiamo ad analizzare veramente queste figure femminili e questo rapporto con il maschile, che in questo caso è Ulisse, l'eroe per eccellenza, l'eroe avventuroso, coraggioso, come il viria, vero, quindi quello che accetta il mistero della vita, perché poi è quello che siamo chiamati a fare, ad accettare il mistero della vita, sia come donne che come uomini. Se no, che facciamo? Facciamo le figurine in questo mondo, no? Quindi vi invito tutti a riguardare questi poemi epici, questi miti che appunto per la questione gender stanno cercando di massacrare, perché li riscrivono proprio, quindi per questo è importante anche qui parlare dell'importanza delle storie sacre, no? Queste donne sono coloro che ammaliano l'eroe, ma Ulisse è talmente un uomo viria che sì, viene trattenuto, ma apprende anche da loro, perché senza Circe Ulisse non avrebbe proseguito il viaggio. Senza Calipso, che a un certo punto gli dice ok, ti lascio andare, intercessione di un'altra donna, Atena, lui non sarebbe più tornato. Quindi c'è anche un'analisi ben approfondita che dobbiamo fare, e i miti in questo senso sono dei fari che ci aiutano a rivedere il giusto rapporto tra le prerogative del maschile e le prerogative del femminile. Ora, come dicevamo prima, stanno riscrivendo le storie sacre. Questo comporta una confusione, che è una confusione preoccupante, soprattutto nelle nuove generazioni. Perché la scuola cos'è? La scuola è un luogo di addestramento, ormai. Non è più un luogo dove si insegna cultura, si fa cultura, ma c'è un piano, l'agenda 2030, che deve essere portata a termine. E il gender è lì, eh? Quindi non scappano queste nuove generazioni da questo aspetto terrificante. E quello che si insegna, no, che poi l'eroe poverino
va bene, no? Ma magari non era proprio così eroico, oppure quella divinità non era proprio... No, invece incarnano i miti proprio il perfetto aspetto luminoso e seduttivo e oscuro del femminile e l'aspetto maschile, sono così definiti. Il problema qual è? Che questo scempio, perché è uno scempio che si fa sui testi sacri, viene fatto, prima abbiamo parlato di femministe e neofemministe. Le femministe sono un conto, le neofemministe sono un altro. Mentre le femministe avevano, diciamo, portavano avanti una storia del femminile in qualche modo, anche per poi, anche se poi su certi aspetti hanno anche esagerato, ma erano comunque donne strutturate. E le neofemministe, quelle che noi viviamo adesso, non hanno un minimo di capacità d'analisi dei fenomeni, quindi siamo alla deriva transumana in questo senso, per usare un termine forte, no? Quindi la fine dell'uomo, queste neofemministe sono la fine dell'uomo e non riescono neanche più a dialogare con le femministe degli anni 60-70. Perché non riescono più a dialogare? Perché mentre le femministe degli anni 60-70 si battevano per dei diritti che poi ovviamente sono state strumentalizzate e quei diritti sono stati in qualche modo affossati, le neofemministe non valutano il dato biologico del maschile e del femminile. Se quelle rivendicazioni erano anche un po' forti e cercavano in qualche modo di contrapporsi anche in maniera violenta e poco consona al maschile, queste di oggi vanno proprio oltre, non sono, c'è la fluidità, non c'è più una struttura culturale cui aggrapparsi, quindi fanno danni enormi, soprattutto con le nuove generazioni, con i figli. Un episodio, un po' di tempo fa, ci sono state delle, per darvi nel concreto un'idea di quello che sto dicendo, un po' di tempo fa c'è stata una polemica a Roma, in un quartiere, Montesacro, dove c'era una Madonnina, non sto facendo un discorso di fede, non c'entra nulla, stiamo parlando di simboli, c'era una Madonnina molto venerata soprattutto dalle signore del quartiere, quindi che andavano a portare fiori, a lustrare la statua, a pulirla, eccetera, eccetera. Le neofemministe hanno fatto una manifestazione contro questa Madonnina, simbolo no, di una religiosità che impone alla donna una sottomissione, eccetera, eccetera. Sono le neofemministe che hanno fatto questa cosa. Queste giovani che hanno manifestato anche in modo molto volgare e vilipendiando quella statua, sono le stesse che come parenti hanno quelle nonne che credono in quel simbolo, che è un simbolo sacro, a qualsiasi religione si appartenga, è la Dea, è la Vergine, è la Madre di Dio, come vogliamo nominarla, è comunque un simbolo di bene. Queste giovani che manifestano contro anche queste cose in maniera molto scomposta non portano rispetto a quelle stesse donne che manifestano, che vogliono che quella figura sia sacralizzata perché viene da un mondo sacro, che poi vogliamo analizzare da cosa viene, possiamo parlare di miti da qui fino a domani mattina, ok? Però l'importante è questa immagine, okay? E questo è un punto. Poi Davide parlava di depotenziamento e non c'è termine più corretto. Ritorniamo alle neofemministe e al concetto di fluidità. Permettetemi di ritornare ancora una volta al tempo del mito. Come viene creato il mondo? Quando il mondo si vive, diventa realtà? Quando viene ordinato? In tutte le tradizioni culturali c'è un caos primordiale dove niente è definito, dove le acque si confondono con le acque, il sopra si confonde con il sotto, dove non c'è la realtà. Con l'ordine, quindi con la luce, la divinità che ordina, mettetevela come vi pare, c'è l'ordinamento e la realtà prende forma, viene dato il nome, nominando le cose vengono percepite e vengono alla luce. Una delle cose che succede in tutte le mitologie della creazione è dare il nome alle cose, dare il nome al maschile e al femminile, come
identità differenti, ma che devono collaborare per ritornare ad essere un'unica entità di potenza che lotta contro adesso, contro la fluidità, che ci porta ad avere il caos. Se voi ci pensate, noi stiamo vivendo in un mondo caotico dove non ci sono più punti di riferimento. Ora noi ce l'abbiamo perché siamo adulti e ci siamo affrancati da certe questioni, ma i giovani cosa percepiscono di questo mondo? Una confusione totale, dove le cose non devono essere più chiamate col loro nome, dove la lingua viene disordinata, per cui non c'è più la o la o, ma c'è un asterisco. O comunque devo stare attento a quello che dico, perché se vado nella definizione offendo qualcuno. E guardate che è una cosa talmente ridicola, no? Per esempio i bagni che devono essere maschio, femmine, e poi ci deve essere il bagno neutro. E allora io mi sento un gatto, voglio la salvietta negli autogrill, che vogliamo fare? Quindi la possiamo mettere da tutti i punti di vista, no? E quindi quello che diceva, ritorno a quello che diceva Davide, il depotenziamento. Se si depotenzia il maschile e il femminile, si depotenzia l'essere umano, perché depotenziandolo e facendoci vivere nella confusione, noi siamo assolutamente schiavi, preda dei venti, senza più radice, e questo permette ai soliti padroni del discorso di fare di noi quello che vogliono, ed è quello che stanno facendo. E l'informazione, l'apparato giornalistico ci va a nozze con questo aspetto, e quindi il velo cade sui molti che non riescono a leggere la realtà in maniera differente, o comunque a tornare, come dicevo prima, a quelle antiche letture che ci davano la misura del maschile e del femminile in una certa forma. Guardate che poi il femminile è potente, e questo, se un uomo lo sa che il femminile è potente, lo vive in maniera straordinaria, se riconosce la meraviglia del femminile, di un femminile sano. Nella tradizione induista il maschile, la divinità maschile è dormiente, viene svegliato dalla potenza del femminile. Pensate, in tutte le culture c'è questo aspetto, e il maschile che accetta di essere risvegliato da quella potenza diventa veramente un maschile potente. Ed ecco che il depotenziamento che ci vogliono imporre non sussiste più. Una cosa. Potresti fare un esempio di una riscrittura del mito in tempi recenti in chiave, appunto, non so qual è esattamente, però insomma facevi riferimento, io ero rimasto diciamo alla riscrittura delle fiabe, come per esempio fa la Disney, però non sono miti, anche se alcuni dei lavori Disney si rifanno anche a miti, però c'è un esempio, magari proprio non pensavo che fosse arrivato anche a quello. Allora, in realtà non stanno riscrivendo i miti, ma li stanno depotenziando, per usare sempre il termine che ha usato Davide. Cioè, questo come avviene? Avviene sempre all'interno delle scuole. Se noi guardiamo un libro di scuola, un sussidiario di adesso, dei ragazzini che vanno alle medie, io ho fatto l'insegnante precaria per un po' di anni, poi sono scappata per ovvie ragioni, quando c'era un diktat. Incompatibilità ambientale. Incompatibilità ambientale, ma anche perché poi appunto sono stata sospesa, ma non ho problemi a dirlo, ecco, perché non sono sottostata a una certa cosa. E se noi guardiamo i libri di scuola, la storia che viene narrata, anche dei miti, è comunque semplificata a tal punto che il bambino non riesce più a leggerne il senso, quello profondo. Quindi cosa si fa? Si lavora di fino con i miti. Perché si lavora di fino con i miti? Perché i miti sono qualcosa che ancora, per fortuna, sono impassibili di intervento umano. Il famoso "così è successo in illo tempore" ancora regge, anche se però te lo pongono come, cioè girano intorno al vero senso del mito e alla vera potenza del femminile che c'è nel mito e alla vera potenza del maschile che c'è nel mito, ovviamente. Quindi se io devo spiegare il rapporto di Ulisse con Penelope, ovviamente lo farò in maniera depotenziata. Questo termine ormai ci è piaciuto tantissimo. Sì, perché quello, Gabriele, esistono pubblicazioni
soprattutto in Spagna e nel nord Europa, dove sono un po' le centrali dell'estremismo di questa tendenza, dove prendono i miti, per esempio l'Odissea, lo riducono a libro per bambini, quindi lo semplificano al massimo e lì mettono in luce più le figure femminili di quelle maschili. Ma questo avviene in tutti i fenomeni culturali di un certo rilievo che possono avere qualche collegamento con dei simboli o con la natura profonda dell'uomo. Ricordo per esempio una cosa che da melomane mi ferì profondamente, una rappresentazione della Carmen di Bizet, non mi ricordo più dove, mi pare a Firenze, ma forse ricordo male, dove il regista, d'accordo stranamente col direttore d'orchestra, decise di cambiare il finale, per cui era Carmen che uccideva, che accoltellava e uccideva Don José, che è il protagonista. Altrove hanno fatto un Don Giovanni di Mozart transgender, ok? Quindi è qualcosa che va a permeare la società. Questo del depotenziamento ci sta piacendo molto come figura, perché non c'è niente di più pericoloso per un sistema di una donna che è potenziata, ma non nel senso che si dice oggi l'empowerment femminile, una donna potenziata che sa chi è, sa qual è la sua identità, sa quali sono le sue capacità, le sue potenzialità, e idem per l'uomo. E questi due soggetti, che sono evidentemente complementari, messi insieme nella loro complementarietà, sono la cosa più pericolosa che possa esistere per un sistema che cerca di prosperare su una narrazione che non corrisponde al vero, che ha bisogno di altro, ha bisogno di individui polverizzati, di piccoli atomi che vagano e nello spazio e non hanno radici. Una donna che sa cos'è una donna, è fiera di essere una donna, è un uomo che sa che cos'è un uomo, è fiero di essere un uomo, stanno insieme, creano una famiglia, si chiama famiglia, che in genere serve per procreare, ma non per forza, comunque è una forza unita, dove i due complementi si completano a vicenda e fanno schermo a tutto ciò che non va, a tutto ciò che dall'esterno arriva e può, come dire, snaturare questa unione. Non c'è niente di più pericoloso di un uomo completo e di una donna completa che si incontrano. E loro hanno bisogno di smantellare questo, perché le ragioni sono possono essere le più diverse, possono essere economiche. Qualcuno dice che hanno bisogno del consumatore perfetto. In effetti il sistema capitalistico, se lo si guarda dall'inizio degli anni 90 a oggi, nel momento in cui non ha trovato più alcune barriere con il crollo dell'URSS, che comunque rappresentava un controaltare che bilanciava, che frenava il capitalismo anglo-americano dalle sue più estreme espressioni, caduto quello è partito col turbo, ma per continuare a funzionare ha bisogno di gente che consuma. Se io ho un marito o una moglie, se ho un'unità da proteggere, i miei soldi li tengo lì per i figli, per la sicurezza, non li spendo, scusatemi, incazzate. Okay? Qualcuno dice che quindi c'è questo dietro, un aspetto economico, gli serve il consumatore perfetto. Qualcuno dice che le persone isolate, liquefatte, come diceva Zygmunt Bauman, sono più governabili. Ci può stare anche questo, è tutto questo insieme probabilmente. Però ci si allontana da una natura che è raccontata dai miti in modo meraviglioso, in modo indiscutibile, okay? È raccontata dalla nostra biologia. Come fanno questo? Con le narrazioni, vi ho fatto vedere qualche articolo, ne ho una montagna, okay? Dove l'uomo è smontato ed è potenziato perché viene definito come colpevole, come violento. E la donna ha la sua bella etichetta di contraltare e vittima. Ci sono due ruoli e quelli devono essere sempre confermati. È ovvio che è sempre l'uomo, che l'uomo nella maggior parte dei casi, quando si tratta di delitti, di violenza, è ovvio che c'è lui, lo sappiamo. Da quando, ce l'ha detto Kubrick, quando fa dare il colpo allo scimmione sulle ossa, lo fa diventare uomo quando scopre la violenza. Okay. Così come sappiamo che la donna ha il suo potere, i muscoli della donna è la sua sensualità, la sua seduzione con cui può fermare un eroe, può fermare
qualunque cosa con la seduzione. Quanti imperatori sono stati guidati nelle loro scelte dalla loro, dalla loro moglie, dalla loro donna? È questa si possono contemperare le due forze. Però appunto vanno snaturate dando a ognuno un ruolo che si contrappone all'altro, quindi vittima e carnefice. È una cosa che ha radici antiche. Vi faccio vedere una cosa, vediamo se la trovo tra i mille file. Un vecchio manifesto di Oliviero Toscani. Bravo, chi l'ha detto? Vabbè, adesso non lo trovo. Comunque, un vecchio, chi l'ha detto? Io, perché sono vecchio anch'io. Che sei vecchio anche tu. Molti anni fa Oliviero Toscani fece questo terrificante, non l'ho trovato, poi lo cerco con calma, penso che l'abbiate presente, manifesto dove c'è un bambino nudo, una bambina nuda, e sottoscritto vittima sotto la bambina, carnefice sotto l'uomo. Boom. Questo è l'imprinting che vi viene dato. Okay? Ora, fermo restando che sicuramente sono più gli uomini che uccidono chiunque, non solo le donne, chiunque, più delle donne, fermo restando questo, e tornando al discorso di prima, come si può arrivare a depotenziare uomo e donna trasformando l'una in eterna vittima e l'altra in eterno colpevole? Con un concetto come quello di femminicidio, che appunto qualcuno ha provato a definire, l'ha imparentato con molta intelligenza al vecchio omicidio passionale. Se oggi a una femminista dite che il femminicidio è il vecchio omicidio passionale, vi mangia vivi. Sapete perché? Perché dire che un omicidio è portato dalla passione significa che comunque dietro c'è un po' di amore, malato finché si vuole, ma c'è un po' di amore. Questo è inaccettabile. Il femminicidio è qualcos'altro, il femminicidio è qualcos'altro. E nessuno finora ha dato una definizione di femminicidio, vi do questa notizia, ok? Posso, se volete, entrare nel dettaglio di questa cosa. Però c'è, diciamo che l'elemento migliore per farvi capire questo è farvelo dire dalla senatrice Valeria Valente. Ne avete mai sentito parlare? La senatrice Valeria Valente, PD, è stata per 5 anni, nella scorsa legislatura, la presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio. Chi più di lei può sapere cos'è il femminicidio? Se non sa lei, la presidente... Ok. Faccio vedere un breve video. L'audio si sente? È collegato? Sì. In questo video lei parla degli orfani di femminicidio. Sono quelle persone che restano appunto orfane perché una donna è stata uccisa. Esiste un fondo statale per aiutarli, per finanziarli. Però per farli devi riconoscerli che sono figli di vittime di femminicidio. E qualche giornalista gli ha fatto questa domanda. Sentite cosa dice. Gli orfani di femminicidio sono orfani speciali perché non restano solo senza una madre, ma restano sostanzialmente anche senza un padre, che in alcuni casi si suicida dopo aver commesso l'omicidio della donna, in altri casi viene arrestato e quindi è sostanzialmente in galera. Quindi orfani, non orfani effettivi, perché tante volte forse un padre ce l'hanno, qualche volta non ce l'hanno più, ma qualche altra volta ce l'hanno, ma in galera. Quindi sono degli orfani particolari. Il problema è che per definire il numero di questi orfani dovremmo definire il numero di questi casi, e sono questi casi che noi non riusciamo a definire ancora, non riusciamo in qualche modo a rilevare con puntualità e scientificità. La presidente della commissione di inchiesta sul femminicidio non sa come definire il femminicidio, quindi per 5 anni noi abbiamo pagato una commissione parlamentare che non sapeva su cosa lavorava. Questo succede perché, lo dico brevemente, le varie definizioni che potete trovare di femminicidio, ne ho contate 7 più o meno, guardando online anche in inglese, si muovono su due poli: chi ha commesso il fatto e il motivo, quindi l'autore e il movente. E sono due poli a fisarmonica, nel senso che l'autore, a livello minimo, quando la fisarmonica è chiusa, è il compagno, il marito. Quando è aperta è qualunque uomo. Qualunque uomo. Non importa che relazione avesse, fosse anche un rapinatore. La parte del movente, anche questa, è un polo a fisarmonica. Il livello minimo è per gelosia, per senso del possesso o perché non accettava la fine della relazione. E anche lì a fisarmonica si apre al massimo per qualunque motivo.
Se pensate, se incrociate una specie di tabella a due entrate, no? Se incrociate queste cose, abbiamo il top con qualunque uomo, femminicidio è quando qualunque uomo uccide una donna per qualunque ragione, è questo a cui vogliono arrivare. Allora, come diceva la signora, è omicidio. C'è qualcosa che non torna. Allora, la signora prima, lei mi pare, parlava di 140 omicidi, ok, 140 femminicidi, chiedo scusa. 140 sono gli omicidi, quindi donne uccise da chiunque per qualsivoglia motivo. E dentro, se lei guarda il nostro osservatorio che è controllato caso per caso, noi ce li siamo andati a prendere uno per uno, abbiamo visto, abbiamo analizzato sui media, sulla descrizione che fanno del caso, come quella persona è stata uccisa, ci sono dentro, c'è dentro di tutto, donne uccise da altre donne, che per definizione non può essere un femminicidio, o no? Donne uccise da persone malate di mente, il classico, purtroppo, spiace dirlo, pazzo che vede, sente le voci, sente il demonio che gli parla, non ha ucciso la donna per questioni passionali o per questioni, l'ha ucciso perché è pazzo, okay? E sono tantissime. Alla fine, ci ha azzeccato più o meno la persona laggiù in fondo, i femminicidi propriamente detti si aggirano ogni anno tra i 30 e i 40. Troppi. Comunque, uno sarebbe troppo. Su questo stiamo ragionando di pancia, su questo siamo tutti d'accordo. Se ragioniamo in termini politici e di come affrontare un fenomeno che si manifesta nella società, non è un'emergenza. Non lo è. Sono 30-40 casi ogni anno. E potremmo andare ad analizzare ancora più a fondo questi 30-40 e scopriremo qualcosa di interessante, ma questo lo lascio poi semmai a dopo, se qualcuno è curioso. Però tutto quel casino che voi avete visto durante il caso Cecchettin e anche in casi precedenti sono basati su 30-40 casi all'anno, che ripeto, grave anche uno solo, detto questo di pancia, di testa non è un'emergenza. Ci sono emergenze molto più grandi, lo diceva Gabriele mentre pranzavamo, se dobbiamo occuparci delle ragioni per cui le donne muoiono in Italia, statisticamente dobbiamo ragionare con la testa su questa cosa, e ci sono più probabilità che una donna muoia per un incidente domestico che non per mano del proprio compagno o ex compagno. Sono 3.000 le donne che ogni anno muoiono per incidente domestico, 3.000 contro 30-40. Per non parlare delle donne che muoiono di sepsi post ricovero, vanno in ospedale, fanno una qualche operazione e si portano a casa un'infezione che se le porta via, 6.000 all'anno. Questi sono dati ISTAT, ripeto, ho tutto qua, se volete vi dimostro anche. Però sono questi i dati, è più facile che una donna muoia per questo che non per mano dell'ex e bla 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 bla. Eppure quello che vi viene messo di fronte è qualcosa che è facile da manipolare, qualcosa che rende facile dire lei è una vittima, io sono un carnefice, io sono qua per uccidere lei. Ce l'ho dentro e quindi mi devo scusare, come è successo nel caso Cecchettin. Allora, io ho una domanda per te, ma prima una suggestione fastidiosissima, una suggestione veramente, perdonatemi perché anche questa è molto, molto delicata come questione, però proprio per esercitare il dubbio fino alla fine senza aver paura delle cose di cui possiamo parlare. Allora vi dico due parole, madre e matrigna. Simbolicamente questi due aspetti del femminile sono presenti a volte in un'unica donna, o è più presente uno, è più presente l'altro. E vi dico anche un'altra cosa, il potere di dare la morte e di dare la vita. Guardate che il femminile ha il potere di dare la vita, ma anche il potere di dare la morte. Perché noi parliamo di quanti uomini uccidano le donne, ed è anche solo una, è una cosa drammatica. Ma la donna quante creature uccide, perché non si può permettere, si spera che sia questa la motivazione, di portare a termine una gravidanza. Allora, se proprio vogliamo fare ragionare veramente in maniera profonda, no? In Francia l'aborto ora è nella carta costituzionale. C'era questa necessità?
al di là della scelta personale di ogni singola donna e dei problemi che può avere. Però allora dobbiamo anche fare qua un discorso e lanciare una palla, una piccola provocazione. Quante donne abortiscono? Ok? E allora c'è un potere nel femminile di dare la vita e di dare la morte. E su questo io ragionerei. E soprattutto, quante donne sono madri, ma non sono madri in maniera totalizzante? Facciamo un esempio breve breve. Noi al governo abbiamo una donna, così abbiamo, come abbiamo donne all'Unione Europea, no? Ok? Alle banche centrali. Abbiamo donne al potere. Io mi vergogno di essere italiana, ma per un solo motivo, perché una donna che è una madre, no, il governo, no? Ha mantenuto la neutralità sullo stop ai bombardamenti a Gaza per portare aiuti umanitari. Allora io mi chiedo, quella non è un'assassina? Punto interrogativo. Quindi vedete, ragionando su tante cose, come tutto diventa, non dico relativo, però oggetto di maggiore attenzione pancia-mente. Perché una donna che si oppone a un cessate il fuoco ed è madre, per me, insomma, no? Non può essere una madre, perché il femminile, qual è l'aspetto più alto e luminoso del femminile? Sì, guardare i propri figli, ma guardare i figli, cioè tutte le creature indifese che sono al mondo. Allora lì vediamo un femminile alto, un femminile luminoso, no? Più che creatura, per citare Dante. Quindi ragioniamo su questi aspetti anche del maschile così come del femminile. Ha anche inviato le armi in Ucraina, esatto, ma soprattutto abbiamo anche una signora all'Unione Europea che ha affamato l'intero popolo anni fa alla Grecia, no? Ok? E continua ad affamare. Affamare chi? Non solo il popolo, i bambini che sono la parte, perché sono i cuccioli, che ogni donna e ogni uomo dovrebbe proteggere, proprio nel loro aspetto più sacro e più importante, ok? Sacro, un termine meraviglioso, vuol dire ciò che è separato dal mondo profano. Allora noi come dovremmo reagire? Perché poi dobbiamo anche dare un po' di soluzioni, no? Ricomportarci come uomini e donne sacre, cioè separate da questo delirio profano di questo mondo. E qui faccio una domanda a Davide, perché mi ha molto interessato il suo discorso, che era un discorso non politico, però comunque che analizzava le questioni da un punto di vista ideologico, e l'ideologia cade nella politica, così come la politica cade nell'ideologia. E gli dico una parola: neoliberismo. Quanto c'entra in tutta questa sporca faccenda? Dici. C'entra tanto, ovviamente. Intanto vi sto mostrando qua sopra, scusate, faccio una coda. Questa è l'unica definizione di femminicidio un po' ufficiale, data nel 2018 dalla Polizia di Stato. È l'unica che in Italia esista. Infatti è un report che esce ogni 25 novembre, si chiama Questo non è amore. L'anno dopo l'hanno tolta. Perché usando questa definizione, che è l'unica, un minimo comprensibile, si contano 30-40 casi all'anno. Dato che se ne contano troppo pochi per colpa di questa definizione, l'anno dopo l'hanno tolta e non è più comparsa. Quindi volevo solo darvi questo. Quanto c'entra il neoliberismo? Quasi tutto. Perché quello di cui stiamo parlando non è altro che roba importata da oltreoceano. Cioè questa mania, questo fanatismo di cui stiamo parlando, questa manipolazione dell'informazione da un lato, delle nostre vite, delle nostre identità, questa snaturazione delle nostre identità, proviene da lì, dal centro, dal cuore, dal centro nevralgico del capitalismo neoliberista attuale. Che cos'è il capitalismo neoliberista? Aiuto. Secondo me, io con molta banalità lo definisco il capitalismo senza freni, che si è fatto un po' i muscoli, no? Come fanno gli atleti, si è scaldato a bordo campo per tutti gli anni 90, ha guardato che veramente il grande avversario della realtà socialista, il grande contrappeso, davvero fosse crollato, anzi già che c'era tentato di sfrutticchiarlo un po', non ci è riuscito, e da quel momento non ci sono più limiti ed
è partito con il turbo dagli anni 2000 in poi, in particolare dall'11 settembre 2001 in poi, partendo dalla deriva securitaria. Se io voglio dei consumatori perfetti, devo poterli controllare, devo controllare tutto quello che desiderano. Io non so se vi capita. Ora, questo è un piccolo angolo di paradiso, lo dico a Gabriele, perché qua i cellulari devono essere spenti, c'è proprio l'avviso sulla porta. Questa è una cosa meravigliosa. Però quando lo tenete acceso fuori, penso che vi sia capitato di parlare con un vostro amico, con vostra moglie, con vostro marito, di un qualche argomento, di una qualche cosa. Poi aprite Facebook o Instagram e trovate una pubblicità che riguarda quello. Il capitalismo neoliberista è quello senza controllo che vi ho detto e che si è trasformato in capitalismo della sorveglianza. Per sorvegliarvi dovete essere soli, senza solidarietà umana vicino di voi, vicino a voi, e appunto portarvi dietro quel sistema di controllo che tutti noi purtroppo siamo in qualche modo costretti a portarci dietro per vivere, che è il cellulare. Vi consiglio un librone, è grosso così, però abbastanza leggibile, di Shoshana Zuboff, che è una ricercatrice americana che ha inventato il termine di capitalismo della sorveglianza, ne dimostra l'esistenza, con dei dati da fare a caponare la pelle. Questo è sicuramente questo tipo di capitalismo sta dietro a tutti questi fenomeni che sono la politicizzazione di tutto, di ogni guerra, del genere, femminile maschile, cancellandoli, che genera la divisione uomini-donne. Io lo ripeto, io vengo fatto passare per misogino e tutta quella roba lì. Eppure il mio più grande desiderio è vedere oggi un tavolo enorme con giovani donne e giovani uomini che si parlano, che si conoscono. Io vorrei che esistessero questi tavoli di dialogo, cosa che non esiste più. I giovani, se avete dei figli giovani, non riescono più a trovare un colloquio, un po' per quei maledetti schermi che li portano via, ma anche quando quegli schermi non ci sono, fanno fatica. I ragazzi hanno paura al minimo approccio, perché temono di avere delle ripercussioni. Le donne temono che quel ragazzo lì sia uno stupratore, sia un futuro femminicida. Non sto esagerando, parlate con i vostri figli. È così. Cioè, questa ideologia ha permeato la società, soprattutto i giovani, per creare appunto l'individuo isolato e il consumatore perfetto. Quindi è tutto collegato, tutto imparentato. Grazie. Allora, Davide mi ha dato un'altra straordinaria suggestione. Quindi questo tavolo dove giovani uomini e giovani donne dialogano. E qui mi è subito venuto in mente, che poi lo vedo ogni tanto scrivo, no, le suggestioni di Davide. Il mio sogno è vederli così e dire: ragazzi, dimenticate tutto quello che vi hanno detto. Loro non sono i carnefici, loro non sono le vittime, siete due meraviglie. Parlatevi, mettete sul tavolo, mettete sul tavolo quello che siete. Scusami, ti ho interrotto un attimo, ma penso che questo ti darà altre. Voi uomini, mettete sul tavolo che siete più forti fisicamente, che se non aveste ogni giorno il controllo di voi stessi, non ci sarebbero più donne al mondo. Saremmo in grado di sterminarle. Sì, è vero. Noi uomini, di natura, siamo animali sanguinari. Di natura. Ma noi ci svegliamo ogni giorno vicino alla nostra compagna e la baciamo. Se qualcuno la tocca, ci mettiamo davanti. Se qualcuno è in pericolo, usiamo la nostra forza per salvarla. Le conoscete le statistiche di quanti uomini e soprattutto quante donne vengono salvate ogni anno dagli uomini? No, voi sapete quanti uomini uccidono le donne, ma gli uomini che salvano le donne sono molti di più, grazie alla loro forza. E voi donne, mettete sul tavolo quello che siete. Sì, siete stramaledettamente belle, sensibili, e con questa cosa voi dominate il mondo insieme a noi. Questo è il mio sogno. Sul tavolo le cose di natura, e ripartiamo da lì. Allora, altre suggestioni, ovviamente, io qua prendo appunti quando Davide parla.
E mi viene un'altra immagine, poi torno a quello che volevo dire, un passo avanti, una frase che è molto simbolica. Perché è simbolica? Perché discutevo tempo fa con un mio amico storico parlavamo di questo, di quando l'uomo entra per primo all'interno di un posto o passa, fa un passo più lungo rispetto a quello della donna, e molte donne si innervosiscono di questo aspetto, mentre in realtà è un aspetto protettivo, è un aspetto che onora il femminile, cioè apro io la porta e ti apro prima perché controllo che tutto sia perfetto per permetterti di entrare. Che non ci siano pericoli. Che non ci siano pericoli. Ed è una modalità che avevano i nostri nonni, forse i nostri padri, e che adesso le giovani generazioni stanno perdendo anche un po' perché non gli viene insegnato, ovviamente, ma anche un po' per colpa del femminile, che dice no, perché tu devi entrare per prima, perché tu fai un passo in avanti, no? E non si riesce più a spiegare anche questa concordanza, perché poi c'è anche una musicalità in questa cosa che sto raccontando, no? Un accordo proprio tra maschile e femminile. E c'è anche la questione del offrire la scena, per dire, proprio per tornare... Forse interrompere un attimo, l'uomo deve stare dietro quando la donna esce, sai perché? Esatto. Deve coprirle le spalle. Deve coprirle le spalle. Questo dice il Galateo. Questa è una sorta di geometria sacra, no? Di spostamenti sacri tra corpo dell'uomo e corpo della donna. E qui veniamo a quello che prima, come altra suggestione, mi ha dato Davide. Quindi immaginando questo tavolo, ed io immagino dei corpi. Ok. E abbiamo parlato di come il neocapitalismo, il capitalismo della sorveglianza, interagisca sui corpi, sul corpo maschile e sul corpo femminile, riducendoli a cosa? A una superficie che diventa uno schermo, per cui questi corpi non dialogano più, non parlano più, e c'è una esaltazione, invece una ipersessualizzazione dei corpi, che diventa qualcosa di molto meccanico, ma non c'è più la conoscenza reale e profonda del corpo. Che cosa fa il corpo? Riveste l'anima, quindi il dialogo tra l'anima maschile e femminile. Ed è un altro aspetto importante questo, che si sta sempre di più depotenziando, diciamo che la parola di oggi è depotenziamento, che ci è piaciuta tantissimo. Questo perché? Perché c'è anche una sorta di paura adesso nelle nuove generazioni a interagire con i corpi in maniera sana, perché hanno agito proprio per tabuizzare il corpo, per svirilizzarlo, e questo fa sempre, è sempre riferibile al neocapitalismo, che ci vuole tutti eradicati, tutti uguali e tutti macchiette di se stessi. E questo è un altro aspetto su cui si potrebbe indagare, ma c'è anche un'altra cosa interessante: siamo stati avvertiti di questa deriva, siamo stati avvertiti in tutte le maniere, attraverso le grandi distopie, ad esempio Orwell, Huxley, ce ne sono tantissimi. Abbiamo tutti gli strumenti per tornare ad informarci, a rileggere quelli che ora sono classici, perché quelli ci stanno dicendo: guardate che succede questo. E non sappiamo se Huxley era informato dei fatti o non. I grandi profeti, perché poi le profezie non sono solamente quelle dei testi sacri o dei profeti, ma sono anche quelle della modernità. Quindi a noi c'è stato parlato di questa meccanicizzazione, c'è stato parlato di questo svilimento del dato corpo della donna di procreare, perché attenzione, perché la prossima deriva è quella dell'essere umano in provetta. Dov'è il corpo? Dov'è il maschile? Dov'è il femminile? E dov'è il maschile che protegge la sua prole in tutto questo? Non ci sarà più bisogno né del maschile né del femminile. È l'annullamento dell'essere umano. E guardate che ci stiamo andando tanto vicini così, manca pochissimo. Secondo alcune tradizioni, mi rifaccio all'induismo, le porte si stanno per chiudere. Abbiamo un'ultima possibilità di comprendere quello che sta succedendo e opporci a questa deriva. C'è una domanda? Sì. Hanno iniziato con gli uomini, continuando con gli uomini,
soprattutto con l'automazione, l'uomo si qualifica, ripeto, per la sua forza, che può essere asservita al lavoro. L'automazione l'ha ormai quasi completamente sostituito, e è proprio l'intero processo economico l'ha sostituito, non esiste più l'industria. Esistono ormai, siamo in un'economia di servizi impalpabili, dove non serve più essere forti, muscolosi per stare alla pressa, ok? Si sta lavorando per fare lo stesso lavoro sulle donne. In Inghilterra sono molto avanti, credo anche negli Stati Uniti, ma ho notizia certa dell'Inghilterra, molto avanti nella sperimentazione dell'utero artificiale, Huxley. Quando entra in gioco quello, anche voi donne non contate più niente, come già non contiamo più niente noi uomini. Occhio, perché l'umanità non conta più niente, tranne quel gruppetto che sta in cima e tira i fili. Sì, prima di passare alle domande, mi piaceva ricordare, visto che hai citato i grandi distopici, quello che in realtà è stato il precursore sia di Orwell che di Huxley, che non viene ingiustamente... Esatto, noi di Yevgeny Zamjatin, tra l'altro siamo in un periodo in cui si censura la cultura russa, quindi mi fa piacere invece ricordarlo, perché appunto si sa che Orwell, soprattutto prima Huxley e poi Orwell, si sono ispirati a piene mani, e ve lo consiglio perché è veramente un bellissimo romanzo. Tra l'altro c'è un film uscito in Russia, ma in Italia ancora mi risulta che purtroppo non sia arrivato, e quindi poi vorremmo anche proiettarlo. Spazio alle domande. Ciao. Allora, io ho sentito parlare, cioè la parola chiave è stata depotenziamento. È un fattore, cioè una parola che non ho sentito, che inizia sempre per te, perché sono a Livorno, è la desensibilizzazione rispetto a questo argomento. Io porto una mia esperienza che mi ha un po' toccato e che ci rifletto molto spesso. Io sto con una ragazza molto più giovane di me, e io ho 29 anni, quindi diciamo 20 anni ora. E sarà che sono un animo antico, però a un certo punto c'era una sua amica, che ha la stessa età, e mi sono messo in una stanza a suonare gli strumenti, e una volta finito ho sentito una frase che mi ha colpito molto, che è io ora capisco perché stai con lui, anche se ti dovessi picchiare, capisco perché continueresti a stare con lui. A me questa cosa mi ha colpito come un cazzotto in faccia. Forse sono un maschio, proprio per questo ho usato un termine così violento. Però e lì ho iniziato a pensare che fondamentalmente questo martellamento a livello mediatico, o a scuola, perché io non ho la più pallida idea di cosa può succedere a scuola. Io non sapevo neanche, io non so molto bene quello che è successo dell'argomento Cecchettin. Infatti siamo guardati dentro e ho detto, non guardiamo la televisione, non siamo stati abbastanza ignoranti su questo punto di vista, e siamo giovani insomma. E quindi ho iniziato a pensare che questo martellamento non è solamente un fatto di come si dice, di colpevolizzazione, ma anche di desensibilizzazione, in quanto ormai si dà per scontato che l'uomo faccia questo. A me mi ha dato molto fastidio, perché non toccherei mai una donna, nel senso, non in quei termini quantomeno. Quindi volevo un appunto su questo, perché non ho sentito di questo argomento, e anche perché non so se è un argomento che non si riesce a comprendere con l'avanzare della della successione delle generazioni. Secondo me c'è un punto centrale rispetto a quello che tu dicevi, appunto una distanza
generazionale, che non è una classica distanza generazionale, ma siamo al punto in cui si è interrotta una catena, cioè una catena di trasmissione della tradizione, tradere, tramandare. Come dicevo prima, non ci sono più i padri che insegnano ai loro figli come entrare per primi e come uscire, non c'è più questa tradizione. Quindi è come se adesso ci fosse veramente una spaccatura, un taglio netto tra quello che era e quello che è ora e quello che sarà, purtroppo. Quindi c'è stato un annichilimento, mi viene da dire. Quindi quello che tu vedi già avendo i tuoi 29 anni, no, rispetto a una generazione che ne ha 20, c'è già un divario che probabilmente è di 50 anni. Perché come avviene il diktat, come succede tutto questo? Succede perché il martellamento è talmente forte, ma soprattutto quali corde tocca? Le corde del giusto o dello sbagliato, del buono e del cattivo, che sono elementi contrapposti, che sono sentimenti contrapposti, che però toccano profondamente l'animo umano. Quindi se tu credi a quella narrazione sei buono, se credi a quell'altra sei cattivo. In un humus che è già stato impoverito da anni, no, di infantilizzazione dell'essere umano, questi due aspetti fanno subito presa. Capito? È come se noi avessimo adesso un terreno dove non ci sono più semi, ma vengono messe le piantine sopra, no? Ma non c'è la radice. E questo è il problema. Quindi il divario è sempre maggiore e sarà sempre maggiore se non mettiamo un freno. Ripeto, il concetto è questo: si è rotta la tradizione, la trasmissione generazionale e quindi anche la sapienza antica che c'era. Perché un ragazzo che oggi si laurea ne sa molto di meno di un nonno che aveva la quinta elementare, ma questo è un esempio, ne sapeva di più come vita, come attitudine al vivere la vita, che un ragazzo di oggi che magari, no, eccetera, eccetera. Quindi si è proprio interrotto qualcosa, purtroppo, ma lo hanno fatto ad arte, e questo è un altro problema del neoliberalismo, secondo me. Perché tende a tagliare alla radice le persone, cioè come se noi non avessimo più i piedi per camminare su questo mondo e quindi dobbiamo essere sollevati come fossimo marionette. Proprio sul fatto che c'è questa desensibilizzazione, c'è una... o è solo stato un mio... No, c'è assolutamente, volevo darti una risposta in tre parti molto fulminea. Allora, primo, sulla scuola succede il peggio che tu possa immaginare. L'agenda 2030 che Valentina ha citato è in tutti i libri e nelle menti di tutti i docenti. Magari guardati un attimo cos'è l'agenda 2030, lo sai, perfetto. Secondo, tu ti sei chiesto in che profondità è entrato un certo tipo di narrazione in quella ragazza. Te lo faccio vedere. Allora, qui abbiamo Roma, tua città. Vediamo se si apre. Ok, Roma accusa il marito di violenza, ma lo picchiava lei. Falsa accusa, una delle tante violenze fatte dalle donne sugli uomini, la falsa accusa. E dice, denunciare era di moda. Cioè, ho deciso di denunciare perché mi sono fatta prendere dalle notizie che sentivo in televisione. Si sentiva tanto delle violenze, così ho pensato, non si sa mai, denuncio. Ma sì, lo metto nei guai. Ok? È entrata tanto che è di moda pensare che lui sia violento e quindi doverlo denunciare. C'è una desensibilizzazione, nel senso che quello era il suo compagno. Non era vero che la stava maltrattando, era lei che lo menava, tra l'altro. Però, già che c'era, una denuncina non si toglie a nessuno. Siamo a questo. E il numero, secondo me, di false accuse che noi contiamo, lo puoi vedere sul nostro sito, proprio in testata, cioè il conteggio, almeno da quello che risulta dai media, quelle reali sono molto di più, ovviamente, è un segnale di questo. Sono tantissime le false accuse che vengono fatte agli uomini per casi di violenza che poi non esistono. Ok? E questo perché si perde la sensibilità rispetto alla realtà delle cose, alla realtà di un uomo che non è stato violento.
viene oltre, viene prima la necessità di ottenere magari un obiettivo economico, un obiettivo di rivalsa, di vendetta, ok? La ragazza che hai sentito parlare è come questa signora qua, e quindi assorbita totalmente da questo tipo di narrazione. Ultima cosa che ha detto importantissimo lei, lo scollamento tra generazioni. Se io parlo a mio figlio di 20 anni o se una persona di 50 e più parla a un ragazzo giovane dicendo ma sai, ai miei tempi questa cosa qui funzionava diversamente, cosa si sente dire di solito? Boomer. Attenzione, perché è una cosa che io sto notando navigando molto sui social, c'è un'ideologia precisa di demonizzazione, criminalizzazione dei vecchi, dei boomer, no? Io non sono boomer, sono nato negli anni 70, nella piena crisi petrolifera, quindi non c'era il boom ai miei tempi, però mi chiamano boomer. Chiunque porti una narrazione reale, alternativa, perché presa dall'esperienza di una vita migliore rispetto a quella di oggi, ci sono veri e propri canali Facebook, profili Twitter, che proprio la loro missione è combattere i boomer, fanno proprio i meme, fanno proprio per criminalizzarli. Non ci deve essere la voce della catena generazionale, fa parte di quel processo di snaturazione. Siamo privati di ogni legittimazione a parlare. Se io avessi davanti una classe e iniziassi a dire certe cose, ehi tu boomer, ma lo sentirei dire di sicuro, vuol dire tu sei delegittimato da parlare, non hai legittimità. E anche questa è una tendenza da combattere, non solo il femminismo, non solo il genderismo, è anche quello uno dei tanti fiumi che girano, che scorrono su questa narrazione. Che si vede molto all'interno delle scuole questo aspetto, perché all'interno delle scuole non c'è più autorità dell'insegnante e del docente, che deve abbassarsi miserevolmente al livello dei ragazzi e gli deve pure dire grazie quando studiano, ma non facciamo il loro bene. Poi vi lancio lì un'altra piccola provocazione. Ah, c'è una domanda. Okay. La lancio lì poi. E della violenza delle donne sulle donne ne vogliamo parlare a mezzo social? Punto interrogativo. C'è la ragazza prima, poi... Non mi è ancora perfettamente chiaro la definizione alla fine del concetto di femminile e maschile. Nel senso che a livello biologico questa distinzione è evidente e mi sembra che stasera si stia parlando per lo più di questo. Mi chiedo, sì, poi per esempio in che modo posso, cioè secondo quali criteri, secondo quali caratteri distingo che ad esempio un atteggiamento, quindi depersonalizziamo, un atteggiamento sia femminile o maschile, quali sono queste caratteristiche? Allora io dalla mia prospettiva, che è sempre politica, dico che dipende dal contesto di cui stiamo parlando, ok? Fermo restando che uomini e donne sono sì diversi, sì complementari, ma hanno ampie aree di sovrapposizione, ovviamente, perché sono esseri umani, però se ci concentriamo sulle differenze, molto dipende dall'epoca di cui parli. I miei nonni si differenziavano come uomini, e anche i tuoi credo, anche se sei molto più giovane di me, però si differenziavano da uomo e donna a seconda dei ruoli che giocavano all'interno della società, ok? Questa è la chiave di lettura che c'è oggi. Oggi, se ci pensi, distinguerli non è così facile. Cioè, mio nonno usciva alle 5 di mattina in cantiere, mia nonna stava dietro i suoi 4 figli. Mio nonno portava a casa e mia nonna gestiva i soldi. Okay? E questo penso succedesse in tantissime famiglie, okay? Che ne dica la Cortellesi nei suoi figli. Quindi dalla mia ottica dipende dall'epoca in cui guardi i due ruoli. Oggi, secondo me, la distinzione non c'è più ed è esattamente l'obiettivo che vogliono raggiungere. C'è un vetriolo, non c'è più niente.
Beh, sì, diciamo che ha risposto ampiamente, no? Io sono totalmente d'accordo con quello che dice Davide. Il riferimento biologico è il primo, no? Che si può evincere, ovviamente, e poi ci sono comunque delle, sempre il contesto, appunto, no? Quindi la linea spazio-tempo, cioè il contesto dove succede una cosa, in che epoca, sono quelli riferimenti a cui secondo me dobbiamo sempre appellarci quando ci poniamo una domanda di questo genere, no? Quindi, come dice Davide, adesso questo indistinto prende sempre più piede e è quello di cui parliamo come con preoccupazione, perché nell'indistinto si è tutti molto più governabili e gestibili e schiavizzabili, no? E non si creano quelle alleanze. Prima Davide parlava della famiglia come centro di potenza rispetto all'essere una monade sparsa per il mondo che diventa semplicemente un puro consumatore. Sì, a supporto di quello che avete detto, volevo solo portare la testimonianza di Rudolf Steiner, no? Che a proposito di questo ci diceva come la donna che non sviluppa l'io sviluppa le sue caratteristiche luciferiche, ovvero di controllo mentale. Cioè la donna che non sviluppa l'io non si diverte a controllare materialmente, ma si diverte a controllare la mente, no? L'uomo invece sviluppa le sue caratteristiche arimaniche, cioè la materialità. L'uomo non si diverte molto a controllare la situazione mentalmente, ma riguarda proprio la ciccia, il sangue. E quindi quando due personalità che non sviluppano l'io si incontrano, normalmente succede un putiferio. E non è che nella storia ce la siamo passati bene, nel senso, porto la testimonianza di mia nonna, che mi diceva che mio nonno era tanto una brava persona perché non l'aveva mai picchiata. Ergo significa che tutte le altre amiche venivano regolarmente tonfate dai mariti, quindi insomma. E quindi cioè, ma la storia non è che siamo sempre stati tanti bonini anche prima, ecco. Non è che questa cultura ancestrale ci abbia protetto dalla violenza. La nostra bellicosità insomma si è sempre abbastanza caratterizzata. Senso. Allora, guarda, sì, ovviamente, poi bisogna sempre vedere il contesto, perché tu mi dici così, io dico, guarda, mia nonna c'aveva tutte le amiche che erano felici di essere con i loro mariti che li trattavano come fiori, e si trattava di comunque persone che non avevano una laurea, erano contadini, quindi ecco, quindi si tratta comunque sempre di una realtà rurale. Il problema qual è? È quando la Coltellesi fa un film e riscrive la realtà, e quindi dà una visione unica, tra l'altro un film che è anche stato fatto in bianco e nero, e non è un caso, perché lì c'è una reinvenzione di una tradizione, che è una cosa terrificante, perché io, attraverso gli strumenti di una propaganda, ti faccio anche un film, alcuni hanno detto ben confezionato, io ho visto dei pezzi per parlarne, ma per scriverci una cosa sopra, ma non sono riuscita a vederlo tutto, quantomeno. Però il fatto che ci sia poi una narrazione su questo aspetto, cioè tutti gli uomini picchiano le donne, oppure tutti gli uomini hanno picchiato le nostre nonne, ok, ognuno racconti la propria storia personale. E sicuramente tu hai un esempio, io un altro esempio, l'altra persona ancora un altro esempio. Quindi su questo dobbiamo un po' stare attenti, perché l'unico uomo bravo e non violento, comunque buono tra virgolette, è un americano di colore nel film della Coltellesi? Chi me lo spiega? Punto interrogativo. Allora se lì mi fai una propaganda non mi va bene. Sono, ascolto tutte le singole storie delle violenze o delle non violenze, ma non voglio che si imponga con la riscrizione in bianco e nero di una tradizione una storia che non è così per tutti o che non deve essere imposta come un diktat, anche per quello che diceva Davide sulle statistiche. Ah, aggiungo solo, qual è la natura di uomo e donna, lo dicevamo, biologica, è chiaro. Quella si applica caso per caso e epoca per epoca. Ciò che è maschile, tipicamente maschile, lo sappiamo biologicamente, forza, aggressività, capacità di sacrificarsi, di difendere col proprio corpo, eccetera, eccetera, non sto a ripetere. Quelle sono, quelle di base. E possono, se le due componenti si incontrano
succede spesso, altrimenti non saremmo qua, altrimenti l'umanità non sarebbe proseguita nel corso dei secoli, se si incontrano in un sistema di compromesso accettabile per entrambi, si ha il meglio, si ha la procreazione, si ha uno sviluppo, un'evoluzione delle persone che stanno insieme. Può capitare che questo incontro non sia felice e entrambe le nature diano il peggio di sé. Fortunatamente, dalle statistiche, capita molto di rado e dovremmo essere contenti di questo. Sì, facciamo un'altra domanda. Se questo mondo preconfezionato, sintetico, che vediamo bene come l'avete descritto voi, svilupparsi, penso prevalentemente in Occidente, esiste qualche isola felice a livello mondiale dove ancora stenta a svilupparsi e a impregnare il nuovo tessuto sociale, secondo voi, oppure è un qualcosa che riguarda tutto il pianeta, tutta l'umanità? Cioè, c'è una via d'uscita da questa situazione? Allora, diciamo che se, grazie Gianfranco, se noi guardiamo il mondo sempre da un punto di vista simbolico e non solo concreto, ma poi scendiamo anche nel concreto, beh, diciamo che si stanno affrontando due poli opposti e due modalità totalmente diverse da un punto di vista squisitamente geopolitico di osservare il mondo. Quindi noi abbiamo due opposte fazioni e possiamo riassumerle nel mondo unipolare, che fa sempre riferimento a quel neoliberismo, quell'americanocentrismo di cui parlavamo, è un mondo multipolare dove si affaccia un nuovo mondo che non è quello di Huxley, comunque un mondo che si oppone a certe forme di economia politica, ma anche di vita sociale. Quindi stiamo vedendo due mondi che si fronteggiano anche con le armi, okay. Però che stanno dove non c'è più un dialogo, cioè come se il mondo nuovo che si potrebbe prospettare, il mondo multipolare, non riesce più a dialogare con il mondo unipolare, perché non si può più, cioè il mondo unipolare non riesce più a dialogare con questo nuovo mondo che sta nascendo. I BRICS, ad esempio, quindi, e tutto questo è anche legato anche alla moneta e a tanti altri fattori, e qui c'è un'altra conferenza, qui siamo fino a domani mattina, ecco. Però diciamo che stiamo osservando come ci sia una scacchiera geopolitica che si sta muovendo proprio per poter rappresentare un certo tipo di mondo che comunque guarda, perché è così, a una tradizione, o comunque a una tradizione in una certa forma, in una certa maniera, e un altro tipo di mondo che si sta dissolvendo totalmente, che è il nostro, il mondo occidentale, orientato affetto dall'americanocentrismo, e lo vediamo perché lo stiamo vivendo proprio adesso. Brevissimo, condivido appieno, godetevela perché state assistendo alla caduta di un impero e a un conflitto di civiltà, è un conflitto di futuri possibili, questo stiamo vivendo oggi. È ovvio che la risposta alla tua domanda è: dai un'occhiata a est, perché è da lì che sorge il sole. Scusate, no, nel senso, io sinceramente un paio di dubbi mi vengono da avervi sentito, no? Sul fatto, quello sulla violenza dell'uomo intrinseca, ecco, una cosa che mi convince poco, nel senso che sul fatto che penso si possa anche gestire la violenza in un certo senso, no? Non è che sia una cosa. Un'altra cosa che mi ha convinto poco il discorso anche di riferimento la violenza della donna in quanto sull'aborto, il discorso che sia quella una forma comparabile in un certo senso, non lo so. E sono un pochino, cioè mi chiedo anche un discorso per esempio delle guerre, no? I capi che decidono, almeno che sono uomini, sono, nel senso sono maschi, insomma. Ora, magari se forse fossero donne andrebbe peggio, no? Non lo so. Cioè, sta andando peggio proprio perché ci sono donne al potere, eh? Sta andando peggio perché ci sono
No, io sto parlando, cioè, di chi è che, cioè, le guerre che ci pensano ora, mi risulta siano i capi di Stato, sono, ma, non lo so, Spagna. Chi decide di mandare le armi? Sì, no, a parte le armi, dico, chi è che decide le guerre, almeno chi è che decide la guerra, poi dopo come alimentarla, ci stanno di mezzo le donne, d'accordo, però chi è che la decide, a me mi sembra, no? Sì, cioè, non so, ho un po' di dubbi, sinceramente, dai, questo lì basta. Facciamo anche l'altra domanda, così poi... Io facevo una constatazione, semplicemente. Dicevo, va bene questa prospettiva che la donna è com'è, l'uomo è com'è, eccetera, eccetera, però la donna viene fuori da una storia infinita di sudditanza, perché se si pensa che nel 1900 ancora non poteva avere potere sui figli, non poteva avere uno stipendio proprio, e tuttora nella società attuale modernissima del 2024 per lo stesso identico lavoro guadagna meno di un uomo, cioè è chiaro che qualche rivendicazione, qualche prurito le femministe ce l'hanno. Sullo stipendio che ne sono? Allora, servirebbe un'altra conferenza, mi fermo soltanto sull'ultimo argomento che ha portato la signora, che è molto importante, quello del divario salariale. Il divario salariale è illegale, il divario salariale, parlo dell'Italia, ma questo è un po' ovunque nel mondo, è illegale, quindi non esiste. Se una donna guadagna meno, cioè, no, allora, cerco di fare presto. Da dove deriva il mito del divario salariale di genere? Da una narrazione femminista. Hanno preso tutti i salari delle donne, da quello più alto a quello più basso, hanno preso quello degli uomini e li hanno affiancati, e invece di prendere la media aritmetica, hanno preso un altro tipo di media che in statistica si chiama moda, cioè il valore centrale, che è un'altra cosa. E hanno scoperto che c'è un divario tra le due mode, ok? Sono due valori statistici, tra lo stipendio, il reddito di una donna e il reddito di un uomo. Ma è un trucco, perché gli uomini fanno lavori, per esempio, molto più, molto più pagati, perché spesso sono i più pericolosi, sono disponibili a fare più ore, sono disponibili a fare straordinari, a fare appunto lavori rischiosi, e scelgono, è una scelta, okay? Non è un complotto, è una scelta individuale, scelgono di fare studi che li portano a lavori in genere più remunerati rispetto alle donne. Quindi, prima cosa, per legge non si può pagare una donna meno di un uomo a parità di tutti i parametri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Quindi è illegale. Chi lo fa va denunciato, se qualcuno lo fa, ma non credo che nessuno lo faccia. Stiamo parlando di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi è un altro discorso. Quindi a livello di lavoratori dipendenti il divario salariale non esiste. Se parliamo a livello statistico, esiste nella misura in cui le scelte di uomini e donne rispetto alla loro professione sono diverse. Gli uomini fanno lavori più remunerati, tendenzialmente, scelgono percorsi di studio e di lavoro più remunerati rispetto alle donne. E qui si innesta il vero discorso, secondo me, che non è il divario salariale di genere, ma è la difficoltà delle donne di contemperare lavoro e quell'appuntamento che molte giustamente sentono, che è quello della maternità. Quello è il vero problema. Quello. E c'è un secondo problema in Italia, che il momento della maternità va a penalizzare solo il lavoro della donna, penalizzare fra virgolette, mentre dovrebbe essere equamente diviso. Quanti giorni ha l'uomo di congedo? Una settimana in Italia, la donna più, non è giusto, dovrebbe essere esattamente la metà, dovrebbe essere un anno, sei mesi uno e sei mesi l'altro. Così la penalizzazione si mitiga, tutti e due seguono il bambino, che è una cosa importante. In Italia non è così. Qui è il centro del problema, non il divario salariale di genere, che non esiste. Non so se... Scusa,
Io sono completamente d'accordo, perché inviterei anche le femministe, no? Le neofemministe non le prendo neanche in considerazione, però quelle che un tempo erano appunto le donne che rivendicavano i diritti, a rivendicare il diritto alla maternità sana e tranquilla, perché è quello il punto centrale. Perché qua che dobbiamo fare? Dobbiamo crescere individui migliori, e non si possono crescere con 3 mesi in cui la mamma sta vicino al bambino e poi deve correre di nuovo a lavorare. È questo il grande problema, il diritto della donna alla maternità, e soprattutto chi è la parte più da proteggere? Sono sempre queste povere creature, bambini, maschi e femmine da proteggere, ed è lì che non andiamo mai a parare, perché io non ho visto manifestazioni per difendere questo diritto del maschile e del femminile, anzi ho visto manifestazioni per cosa? Per l'utero in affitto? Quindi per un uomo o una donna o un uomo e una donna che decidono di portare avanti, di avere un bambino, e molto spesso è un capriccio, e anche qui possiamo aprire un file immenso, ma non abbiamo tempo, ma io non ho visto manifestare a favore di quelle donne che per problemi economici mettono al mondo un figlio e lo danno ad altri. Allora, dove sono queste donne? Dove sono queste femministe che difendono altre donne? Io non le vedo, non vedo manifestazioni per questa cosa, anzi, vedo manifestazioni del femminile per incentivare queste mostruosità. Vorrei aggiungere una cosa su questo. Tra l'altro, questo tempo, no, era normale che uno stipendio consentisse di mantenere una famiglia. Poi purtroppo quello che potrebbe anche legittimamente per qualche donna, non per tutte come si dice, era un desiderio di lavorare comunque, è stato strumentalizzato per far sì che ora è necessario praticamente che entrambi i componenti della famiglia lavorino per poter mantenere la famiglia con magari almeno un figlio. Quindi poi questo discorso purtroppo ha portato appunto a dei grossissimi problemi, perché a parte i figli chiaramente sono meno seguiti, perché se entrambi lo devono lavorare chiaramente lo molli a qualcun altro, oppure devi spendere parte dei soldi per pagare qualcuno che te lo tiene, cosa che vanifica un po' anche il fatto di guadagnare dei soldi in più. Quindi è stato molto strumentalizzato per abbassare il livello di stipendi di tutti, e quindi obbligare poi che entrambi i componenti della famiglia lavori, e questa è una cosa abbastanza grave, però è stato passato con un progresso, no? Il fatto che tutti ora lavorano, entrambi i componenti della famiglia lavorano, quando invece non è, perché prima bastava che fosse uno, poi se voleva essere la donna e l'uomo stava a casa, per carità, può andare benissimo anche quello, anzi, però... Purtroppo questo è un effetto collaterale. E questo che dice Gabriele ci riporta anche a pensare a quelle che erano le famiglie di un tempo, imperfette, dove c'era lo schiaffo di troppo, per carità, non è accettabile, però c'era la nonna, c'era la zia, c'era un rispetto maggiore per la vita e per la morte, si moriva in casa. L'anziano era protetto da tutti, dal clan familiare, per usare un termine sempre legato all'antropologia. Adesso non c'è più questo aspetto. Prima le vacanze, sia per le famiglie più agiate, sia che per quelle povere, erano almeno di 3 mesi. Questi bambini avevano il diritto di fare 3 mesi di vacanza. Adesso siamo tutte monadi disperse, perché fa gioco ai soliti padroni del discorso, e ci andiamo a infognare in cavilli che poi, se analizziamo, vediamo: ah, caspita, ma non era proprio così, no? Quindi mantenere la costante attenzione su quello che ci viene inoculato, riuso questo termine per spiegare meglio la questione. Una cosa di cui non si è parlato, ma secondo me è molto importante, è un po' un chiodo fisso in realtà: il ruolo che avrà l'intelligenza artificiale nel aumentare ancora di più questo gap tra i sessi, perché già adesso ci sono fidanzate e fidanzati virtuali sempre più avanzati, e questo, diciamo, da un lato va a coprire quel vuoto che si è creato, perché non riescono appunto a parlarsi fra di loro, non riescono a frequentarsi in vecchia maniera, e quindi lì trovano un modo per avere almeno un rapporto, pseudo rapporto, chiaramente fittizio, e poi insomma, poi dall'altro si può evolvere in una maniera ancora più con la
avanzamento della robotica in una maniera ancora più distopica, appunto con addirittura magari un robot con le sembianze e con l'intelligenza artificiale che sopperisca ancora di più a questa incapacità di dialogo, e lì sarebbe veramente la fine forse del genere umano. Sarò lapidaria, la fine del corpo e la fine dell'uomo, quella transumana e quella dell'intelligenza artificiale è una deriva la più preoccupante e dobbiamo stare veramente molto attenti. Perché? Perché ci sono persone che simpatizzano per questa cosa e sono anche persone che sono all'interno del mondo dell'informazione libera e io lo so molto bene per vicende personali. Quindi attenzione a questa deriva, la fine dell'uomo, ripeto. Anch'io una conclusione lapidaria sul tema di questa sera. Cosa si può fare? Diffidate sempre di quello che vi viene detto dai media. Oggi più che mai. È sempre stato un po' così, bisognava sempre perderli un po'. Oggi è sistematico che su questo tema mentano, perché hanno bisogno di creare quelle due figure, oppresso, oppressore, vittima, carnefice. Quindi sia che si tratti di statistiche, sia che si tratti di chiavi di lettura di eventi, cercate, non necessariamente sulla fionda.com, ma comunque cercate strumenti alternativi per mettere in discussione, quantomeno per dubitare di quello che vi viene detto su questo tema. Perché vi posso assicurare, dopo un po' di anni di studio, questa cosa, che mentono sistematicamente. Grazie. Dubitate anche di quello che sentite qua dentro, perché il dubbio è sempre sano, quindi andate a verificare. Tra l'altro, quando si parla di dati si può verificare, quando si parla invece così a bambera non si può verificare, invece in questo caso si può fare, fatelo e diffondete possibilmente. C'era un... Siamo... Dai, velocissimo, passate il microfono. Questa malinformazione, ho notato che è molto... Prendi il microfono. Questa malinformazione... Vabbè, mi sentite anche così, dai. Dicevo, questa malinformazione, ho notato che è molto diffusa anche nelle fiction, telefilm, film, è quello il discorso, cioè non è soltanto un discorso di media a livello soltanto di informazione, di telegiornali o giornali o altre o mezzi di comunicazione, è il discorso che è introdotto anche in film, serie televisive, magari un qualcosa che piace all'appassionato e non si rende conto che sta assimilando un messaggio sbagliato, cioè mi sembra ho questa impressione, ecco. È assolutamente così, abbiate quello che manca a gran parte delle persone è il coraggio di fare contro, di dare l'antidoto, ok? Molti hanno paura, perché c'è davvero paura, io ne so qualcosa, visto che hanno fatto un'interrogazione parlamentare contro di me, ok? Per quello che dico. Serve coraggio, ditelo quando parlate con le persone, abbiate il coraggio di dire guarda, quantomeno abbi dei dubbi, cerca di nutrire il tuo dubbio e di andare a cercare qualcosa che smentisca questa roba che hai visto nel film, questa roba che hai visto nella pubblicità. A volte lo faccio, la butto lì a volte. Ma è pericoloso perché perdi gli amici, eh? È pericoloso perché perdi gli amici. Nel senso, non è che lo fai in modo diretto, mi fai, ma a me non mi sembra così, a me mi sembrava un altro modo, buttata lì e lasciata lì così, perché se lo fai in modo diretto, rischi lo sconto con più soggetti. Grazie. Grazie.